Boris, che invece è veramente un noto frequentatore di discoteche, quindi aprono o non aprono queste discoteche? Non ho capito. E se sì, quando? Anche perché io ho un ricordo terribile dello scorso anno, era il luogo in cui era accaduto tutto. Poi adesso siamo vaccinati in buona parte, eccetera, però dimmi Giovanni, informami. Non lo sentiamo, vedo Giovanni che parla ma non lo sento. Mi sentite? Adesso sì, perfettamente. Ecco, no, dico, pensavo cercassi biglietti due per uno, ma non ti posso aiutare. No, io credo che anche su quello andranno, diciamo, com'è che si dice, andando vedendo, no? Vediamo come va e poi decidono cosa aprire di una discoteca. In fondo, se aprono limitando la sala, eliminando la parte in cui si balla, diventano fondamentalmente dei bar all'aperto o dei ristoranti. Quindi immagino che sbloccheranno nuove aree di ogni locale in base all'andamento del virus. Si vede come va l'estate, certamente cercando di non rifare gli errori di cui parlavi tu dell'estate scorsa. Ecco. Cioè tu dici che la lezione in ogni caso l'abbiamo imparata e quindi non assisteremo allo stesso copione. Guarda, anche se non l'abbiamo imparata, forse l'hanno imparata al governo, ecco. Quindi immagino che non vorranno rifinire come l'estate scorsa, che si trovarono a settembre a dover dire il contrario di quello che avevano detto per tutta l'estate. Andranno piano piano, cercheranno di aprire degli spazi. Mi sembra molto furba, che è un tratto forse di questo governo, ormai possiamo iniziare a inquadrarlo, una soluzione cui non avevamo pensato, che può essere alternativamente da pensiero laterale o furba, quella di aprire le discoteche ma di non far ballare. Sì, diciamo, un capolavoro. Non è che proprio ti viene in mente subito, cioè se pensi alla discoteca pensi che vai a ballare, però puoi andare invece a sentire della musica, mettiamola così. E